non devi assolutamente spaventarti e preoccuparti se i tuoi gelsomini diventano rossi così. Anzi, è una cosa totalmente naturale e normale, perché in questo periodo, quindi d'inverno, con le temperature molto basse, cosa succede? Che la clorofilla presente all'interno delle foglie dei gelsomini viene assorbita all'interno del fusto, del suo tronchetto, e quindi si presentano in questo rosso che è molto bello e molti sottovalutano, perché diventa quasi un rosso simile a una foglia di Prunus pissardi, quindi un rosso bordeaux molto molto carino per avere un cambio di tonalità nel giardino in inverno. E ti dicevo, è una cosa totalmente normale, quindi non preoccuparti, è una strategia che viene messa in atto dalle piante per proteggersi e rinforzarsi dal freddo. Questo qua è un Rhynchospermum jasminoides messo contro una parete. Molti hanno paura che gelino, quindi vengono ricoperti con, per me, degli orrendi teli di TNT bianchi. Se messo nella posizione giusta non ha nessun bisogno di essere coperto, quindi qua è riparato dalla parete e è difficilissimo vedere un Rhynchospermum gelare. Le temperature dovrebbero andare molto ma molto al di sotto dello zero e dovrebbe essere sottoposto a delle correnti di aria fredda costanti, come per esempio quelle che potrebbero essere presenti in terrazzo, non nel centro e sud Italia, quindi magari in regioni dove la massima è 0 gradi e la minima può essere meno 15 o meno 20 gradi. Se non fai parte di questo regime di temperatura, non devi preoccuparti, perché il Rhynchospermum non gela. È una pianta rampicante molto resistente che ha bisogno però di essere aiutata, perché se non sono presenti dei supporti dove si può arrampicare, non si attacca in modo automatico alle pareti, come quella che potrebbe essere una vita americana o un'edera che ha delle zampine, delle manine che si vanno a aggrappare nel muro e fanno presa, proprio come quelle come le zampine di un camaleonte. Quindi il colore per me in inverno è molto interessante, perché non hai la classica tonalità di verde, oppure come quella che può essere qui alle mie spalle di questi Prunus, quindi la pianta totalmente spogliata, ma si veste di questo bordeaux molto molto elegante. Quindi questo video era per rassicurarti del comportamento, che per alcuni può essere strano, perché se sempre molto protetto e in temperature che non scendono verso lo zero, lo puoi vedere sempre totalmente verde durante tutta la stagione, tranne quella della fioritura, che si veste completamente di questo bianco, che è molto molto bello, oltre che essere molto anche profumato e intenso. Quindi iscrizione al canale di Vertec Giardini, campanellina per rimanere sempre aggiornato su tutti gli ultimi video, su tutte le ultime novità. Ti ricordo che noi progettiamo e costruiamo giardini a bassa manutenzione e, perché no, se sei interessato puoi dare un'occhiata al nostro sito www.vertecgiardini.com. Ciao e al prossimo video.